Radio Radicale, siamo col senatore Cantalamessa della Lega, membro della commissione antimafia, per parlare con lui dei Campi Flegrei e in particolare su, diciamo, quello che si è detto ieri, le polemiche che ci sono state ieri sull'innalzamento dell'allerta. Allora, so che il governo e il Parlamento diciamo, non sono rimasti fermi in questo periodo, però la possibilità dell'innalzamento dell'allerta ha creato una certa preoccupazione. Che cosa è successo a suo modo di vedere? Ma io credo che innanzitutto si sta accendendo finalmente un faro sull'affare Campi Flegrei perché sono stati dimenticati per tanti anni. E ricordo prima di tutto a me stesso che quando parliamo di Campi Flegrei non parliamo solo del comune di Pozzuoli che è abbastanza attenzionato, ma tanti comuni della provincia di Napoli, penso a Bacoli, penso a Monte di Procida, ma anche alcune municipalità molto popolose della città di Napoli, quindi penso a Fuorigrotta, penso a Soccavo, penso a Pianura, che sono comuni che riguardano di Napoli che rientrano nella zona flegrea. Il governo ha dato una pronta risposta meno di un mese fa con un investimento di 50 milioni di euro. L'obiettivo era innanzitutto avviare le vie di uscita in tutti, quindi non solo al comune di Pozzuoli, ma in tanti negli altri comuni, nei quartieri di Napoli, cosa che non era mai stata fatta o era stata fatta più di 10 anni fa. E quindi questa era una prima risposta. Seconda risposta, a calcolare quelli che erano i danni che ci sono stati alle strutture e alle infrastrutture, penso anche a viadotti, penso a ponti di aziende di trasporto locale, che era un atto dovuto. L'innalzamento dell'allerta è sicuramente Che poi è rientrato. sì, è sicuramente un, io credo non sia l'ultimo episodio che vivremo di qui ai prossimi tempi, perché è inevitabile che quando si accende il faro su una situazione determinati cambiamenti vengono immediatamente recepiti. Talvolta può essere che vengono recepiti nel modo giusto, talvolta potrebbero essere dati meno attenzione. È chiaro che l'unica cosa che il governo, il Parlamento, la Regione, qualsiasi ente che è deputato a controllare su quella zona non può fare. È il porre poca attenzione nel rispetto di tanti cittadini e delle tante imprese che hanno il diritto, come tutti i cittadini italiani, di vivere nella tranquillità più assoluta. Allora, l'innalzamento dell'allerta che cosa comporterebbe per le popolazioni? Allora, in alcune zone si dovrebbero abbandonare le abitazioni? E se dovesse essere confermato è chiaro che si inizia a pensare a un cambiamento, però diciamo che al momento il fatto che sia rientrato lascia pensare che possa esserci stato un eccesso di attenzione e di premura. Nei prossimi giorni, non sono un tecnico, nei prossimi giorni credo che i tecnici che sono stati scelti daranno un primo responso. E tutto questo, cioè, secondo me c'è un ente che latita moltissimo, che è la Regione, che sta lì a criticare solamente tutto quello che viene fatto, non ha proposto niente in questi mesi, non ha sfruttato parte dei 350 milioni previsti al 2014 per fare un piano di prevenzione di rischi idrogeologici in Campania, e su 340 milioni disponibili dal 2014 ne sono stati utilizzati poco più del 20%. Poco più del 20%, quindi la Regione Campania aveva centinaia di milioni di euro per fare un piano di prevenzione di rischi idrogeologici mai sfruttati, e quindi su questo sicuramente ognuno è tenuto a fare la propria parte. E qui non si tratta che deve vincere un partito o un altro partito, qui si deve mettere in sicurezza una terra bellissima che però è caratterizzata da questo fenomeno del bradisismo, e quindi su questo ognuno, come dicevo, deve fare la sua parte. L'ultima cosa, questi soldi, i soldi di cui mi ha parlato lei, devono essere amministrati dalla città metropolitana o dalla regione? Dovrebbe essere città metropolitana, ma comunque il governo ha già detto che farà altri interventi, perché 50 milioni potrebbero essere non sufficienti, quindi già ci siamo impegnati a dare qualcosa, a dare tutto quello che serve. Grazie al senatore Cantalamessa.